La vita è un dono prezioso. Quando si aspettano 5 gemelle dopo anni di difficoltà nel concepimento, i futuri genitori non possono che sentirsi al settimo cielo, ma allo stesso tempo consapevoli della fragilità della vita stessa. Questa è la storia di Dmitry e Varvara Artamkin, che hanno dovuto affrontare un lungo viaggio verso un paese estero per assicurare la sopravvivenza delle loro 5 figlie. Dmitry e Varvara si conoscevano fin da quando erano bambini. Quando si sono sposati, hanno iniziato subito a pensare ai figli che avrebbero avuto insieme. Quando Varvara ha scoperto di non poter concepire un bambino naturalmente, la coppia ha intrapreso dei trattamenti per la fertilità. Ormai erano passati 7 anni da quando si erano sposati, ma il desiderio di avere figli non si era sopito. Nel 2007 la coppia ha esultato quando ha scoperto di aspettare finalmente un bambino. 6 settimane dopo, alla prima ecografia, Varvara e Dmitry hanno avuto un'altra sorpresa incredibile. I dottori li hanno informati infatti che non avrebbero avuto un figlio solo, ma ben 5. I futuri genitori non riuscivano a credere alla loro fortuna, ma i medici non condividevano il loro entusiasmo e hanno suggerito alla coppia di procedere con l'eliminazione selettiva di alcuni feti, per permettere agli altri uno sviluppo più sicuro nel grembo materno. Dmitry e Varvara si sono ritrovati ad affrontare una situazione così difficile nello spazio di pochi minuti. Nonostante l'opinione dei medici, hanno deciso di affidarsi alla loro fede e hanno deciso di non voler rinunciare a nessuna delle loro gemelline. Erano entrambi membri della Chiesa Ortodossa Russa e credevano di non avere il diritto di prendere una decisione così importante riguardo la vita e la morte altrui. Secondo loro, solo Dio aveva il potere di scegliere cosa fare delle loro figlie. Poiché il servizio sanitario russo non sarebbe stato in grado di sopportare una gravidanza così delicata, Dmitry e Varvara sono stati incoraggiati a cercare supporto medico al di fuori del paese. Per fortuna la coppia è riuscita a entrare subito in contatto con gli specialisti inglesi del John Radcliffe Hospital di Oxford. Se non fosse stato per il generoso contributo economico di alcuni imprenditori locali, non sarebbero riusciti nemmeno a permettersi il viaggio verso l'Inghilterra e le spese mediche preliminari. Statisticamente, le probabilità che 5 gemelle sopravvivano ad una gravidanza così complicata sono molto basse. Varvara e Dmitry hanno dovuto fare i conti con le statistiche e con la consapevolezza che la vita della madre stessa sarebbe stata in pericolo, come succede spesso nelle gravidanze plurigemellari. La coppia ha deciso comunque di affidarsi alla competenza di dottori inglesi per assicurare alle bambine le maggiori probabilità di successo. Ogni singolo aspetto del parto è stato organizzato nei minimi dettagli. Con una squadra di 18 medici e infermieri pronti a intervenire, le gemelle sono state messe al mondo il 10 novembre 2007. Il parto è stato anticipato di 14 settimane rispetto al termine naturale della gravidanza. Le sorelline di appena 26 settimane erano piccole e fragili, con un peso che andava dagli 822 ai 963 grammi. Dopo la nascita, le gemelle sono state posizionate nelle incubatrici. 3 sorelle sono rimaste al John Radcliffe Hospital, mentre altre 2 sono state dirottate verso il Queen Charlotte Hospital di Londra e poi trasferite allo Stoke Mandeville Hospital, nel Buckinghamshire. Ciascuna bambina aveva un medico e un infermiere dedicati. L'obiettivo primario era fare in modo che respirassero autonomamente, traguardo che hanno raggiunto tutte nel giro di pochi giorni dal parto. Alcune gemelle si sono riprese velocemente e sono state dimesse dall'ospedale prima di altre, che invece hanno dovuto lottare contro dei problemi di salute che le hanno tenute a lungo sotto la supervisione medica. Dmitry e Varvara non hanno mai smesso di pregare e sperare, emozionandosi ogni giorno davanti al loro miracolo personale. Gli specialisti erano in grado di offrire pochissime garanzie, ma le loro figlie erano delle vere guerriere e il popolo inglese ha sostenuto la loro famiglia con grazia e generosità. In quel periodo, infatti, la famiglia viveva in un appartamento con 2 camere da letto messo a disposizione dallo Stato, sebbene non vedessero l'ora di rientrare in Russia. Nel gennaio 2008, Tatiana e Nedezhda sono state dimesse ufficialmente, seguite poco dopo da Elisaveta. Prima di affidare anche le altre 2 gemelle alle cure dei genitori, i dottori si sono dovuti assicurare che avessero un sistema digerente sufficientemente sviluppato. Essendo nate premature, avevano tutte un sistema immunitario fragile e fallace, ma secondo gli specialisti potevano essere dimesse dopo un adeguato controllo che potesse escludere eventuali infezioni in corso. Quando anche Varvara e Alexandra sono state dimesse qualche giorno dopo, Tatiana è dovuta tornare inaspettatamente in ospedale per via di un'infezione contratta in casa. Dopo pochi giorni, però, si è potuta riunire con le sorelle Elisabetta, Alexandra, Nadezhda e Varvara.
Era arrivato il momento di conoscersi ufficialmente anche al di fuori del grembo materno. In fin dei conti avevano passato mesi a stretto contatto nella pancia della mamma e probabilmente non vedevano l'ora di scambiarsi opinioni su quanto avevano visto del mondo fino a quel momento. Le gemelle dormivano nella stanza dei genitori mentre Dimitri e Varvara si davano il cambio durante la notte per allattarle e cullarle. Sebbene fossero costantemente esausti, erano contenti di aver ricevuto un dono simile dal Signore. La sorella di Dimitri li ha raggiunti per aiutare la coppia ad ambientarsi nella nuova vita da genitori e si è stabilita nella seconda camera da letto dell'appartamento. Dopo 4 mesi di trattamenti e visite mediche, nel marzo 2008, la famiglia ha potuto finalmente fare ritorno a Mosca. Ora che dovevano prendersi cura di 5 neonate, la loro vita sarebbe cambiata radicalmente. Dimitri era un professore di matematica 29enne, mentre Varvara, un insegnante di musica. Non avevano gravi problemi economici, almeno non secondo gli standard russi, ma non erano di certo una coppia benestante. Nonostante tutto, Varvara ha deciso di lasciare il lavoro per dedicarsi a crescere le sue bambine, dato che si trattava di un compito sfiancante, incompatibile con una carriera professionale. Per fortuna anche lo Stato ha supportato la famiglia con un nuovo appartamento più grande. Il giorno in cui sono tornati in Russia, sono stati accolti in aeroporto da alcuni ufficiali che hanno consegnato loro le chiavi di un appartamento arredato, completo di 4 camere da letto. A Varvara è stato concesso anche un assegno mensile che ha integrato le entrate economiche familiari. Come tutti i fratelli del mondo, le bambine hanno mostrato subito delle personalità differenti. I genitori le hanno incoraggiate ad approfondire individualmente le loro passioni, invece di fare squadra tutto il tempo come spesso si vede fare ai gemelli. 5 bambine sono rumorose per natura, ma alcune gemelle erano più serie e silenziose di altre. Alexandra ha assunto fin da subito il ruolo di capogruppo, mentre Nedezda ed Elisaveta hanno sviluppato subito una passione speciale per la lettura. Tutte le sorelle adoravano cantare. Uno dei temi che i genitori volevano che approfondissero era lo studio dell'inglese. Le gemelle sono state autorizzate a guardare Peppa Pig per apprendere la lingua, ma oltre a quel cartone, la televisione era considerata un tabù. Le bambine venivano invece incoraggiate a cantare nel coro della chiesa ogni settimana. Era stata la religione dei genitori a permettere a tutte loro di venire al mondo, e Varvara e Dimitri volevano che le loro figlie seguissero la stessa fede. I genitori avevano anche un altro sogno nel cassetto: mettere da parte la cifra necessaria per tornare in Inghilterra e mostrare alle bambine il luogo in cui erano nate. Dimitri e Varvara volevano che le gemelle comprendessero gli sforzi compiuti da medici e infermieri per salvarle, affinché imparassero cosa significa essere riconoscenti al prossimo. Negli anni hanno mostrato loro molte foto dello staff ospedaliero che le aveva sostenute nei primi mesi della loro vita, ma speravano che potessero un giorno conoscere di persona quegli eroi. La conoscenza dell'inglese le avrebbe aiutate a comunicare con loro e a ringraziarli. Per fortuna, la famiglia ha potuto visitare l'ospedale John Radcliffe di Oxford nel 2014. Lì hanno incontrato il dottor Lawrence Impey, che 7 anni prima aveva supervisionato il parto di Varvara. Le bambine hanno ringraziato di cuore i dottori e gli infermieri che hanno compiuto un miracolo stupefacente, salvandole tutte, e hanno potuto ammirare da vicino le incubatrici in cui avevano trascorso i primi giorni delle loro vite. Queste 5 gemelline speciali hanno sconfitto i pronostici negativi dei medici, secondo i quali non sarebbero mai sopravvissute tutte al di fuori del grembo materno. Oggi, 15 anni dopo, sono delle adolescenti vivaci, con personalità e gusti differenti. Dimitri e Varvara continuano a ringraziare i dottori inglesi e Dio, che li hanno sostenuti e supportati in modi diversi, regalando loro il dono migliore che potessero mai chiedere alla vita. Se un figlio è una benedizione, 5 non possono che essere un miracolo. E questi 2 genitori lo sanno benissimo. Voi cosa avreste fatto al posto di Dimitri e Varvara? Vi piacerebbe avere 5 figli gemelli? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.